Vogliamo ricordarli l'arbitro Gianviero Virgili, Giuseppe Trovato e il crono abbiamo Lorenzo Favi. E ora presentiamo le squadre partendo dal Brasile al primo, sì, al primo posto, il numero uno, Alex Almeida, applauso! Il numero 3, Marcelo Pereira. Il numero 5, Dimas Congalves. Il numero 6, Gandolfo Diaz. Il numero 10, Carlos Cayán. Il numero 9, Romeo Santos. Il numero 6, Giuliano Santos. E il numero 8, Fernando Morales. Un applauso al Brasile. E adesso arriva la formazione della Francia, partendo con il numero 1, Thomas Fontana. Il numero 6, Anthony Duser. Il numero 8, il nome italianissimo, ma lui è francesissimo, Enzo Maradoni. Il numero 21, Romain Bartoli. Il numero 22, Jeremy Ferré. Il numero 14, Nicola De Marcelin. Il numero 12, Tony Casala. Il numero 15, Ivan Frasesi. E il numero 18, Bruno Ferri. Bene, ci siamo. Signore e signori, ci siamo, partiamo subito con l'inno nazionale del Brasile. Nazionale della Francia. Coca-Cola Zero e Fastweb, e ricordiamo anche gli altri sponsor che ci danno la possibilità di essere qui, quindi
andiamo subito a ricordare grazie Vice per la tua collaborazione, nonché per la tua professionalità, nonché per la tua decisione. Vai! Sì, per la mia decisione, ma lo sponsor che voglio ricordare in particolare adesso è New Medica, perché ho scoperto una cosa, che abbiamo una personalità in arrivo questa sera. Ti sei sporcato? È arrivato con noi. Vai, vai, dillo pure. Lo si può dire? Lo si può dire. Angelo Piglio è qui con noi, ma non è sul palco, perché? Perché grazie alla New Medica adesso approfitterà di una fisioterapia con un servizio veramente specialistico, con tecnologia d'avanguardia e con un servizio veramente di fisioterapia all'avanguardia. E poi per la New Medica ricordiamo anche Biodermogenesi, luce frizzata, cavitazione, radiofrequenza, ma è tempo di cominciare a dare spazio allo sport, che avremo di sponsor più tardi. Bene, ci siamo. Aspettiamo il fischio dell'arbitro per iniziare la partita. Partiti, facciamo un applauso ed inizia subito la Francia con la solita irruenza all'attacco. Vedremo la classe del Brasile con l'estrosità e sicuramente la leggerezza di una seconda in Francia. Ecco il primo tiro e il primo gol. Facciamo un applauso al Brasile, il numero 9 che realizza a pochi secondi è Romeo Santos. Brasile 1, Francia 0. Un Brasile subito all'attacco con molta estrosità. Colpo di genio del numero 8, ancora una volta Marangoni. Molto tirata la partita. Ancora il Brasile in attacco. Realizzato ancora dal numero 9. Siamo al minuto e 30 secondi. Romeo Santos che raddoppia e porta a due le sue realizzazioni. Dovevo dire che fino adesso il Brasile sta tenendo il campo con molta decisione, primo tiro della Francia ma non impensierisce il numero uno della formazione brasiliana. Francia sta cercando il modo di poter accorciare le distanze, ricordiamo il risultato, Brasile 2, Francia 0. Bellissimo il tiro del numero 7 della formazione brasiliana. Calcio di punizione, quasi un calcio di rigore dovremmo dire in questo caso. 10 metri, posizione centrale, nessuno davanti. La possibilità da parte della Francia di poter accorciare le distanze. Sicuramente il colpo di scena, quasi rigore che non viene realizzato con
Alex Almeida, che sarebbe il portiere del Brasile, che ha fatto veramente un numero incredibile e il pubblico ha apprezzato davvero un complimento. Siamo sempre sullo stesso risultato, che sia 2, Francia 0. Voilà, voilà, comincia dietro di là. Ed ecco che la Francia accorge la distanza, complimenti. Enzo, a chaque fois. Enzo Mandoli che accorcia le distanze, quindi Brasile 2, Francia 1. Quarto minuto del primo tempo, ricordiamo che sono 3 i tempi su cui si svolge la partita, 12 minuti ogni tempo. Allez, applause, applause, applause. Francia che sta cercando il bandolo della matassa questa sera, con il Brasile che ha subito sorpreso per la brusca accelerazione soprattutto del numero 9 che tuttora tiene la palla e che inserisce non poco i giocatori della Francia. Dove va? Siamo al quinto minuto del primo tempo. Brasile di nuovo all'attacco. Viene fischiato il fallo a questo punto contro la Francia. Allora, vi ricordiamo ancora una volta che avete la possibilità di poter scaricare direttamente da Facebook tutte le fotografie che vengono realizzate e messe immediatamente sull'indirizzo Facebook Twins Sebastiani in tempo reale. Attenzione, è il numero 8 che cerca di realizzare questa punizione. Ecco, ci ha scardinato il palco, una bomba atomica, ma purtroppo almeno ha preso per lui lo specchio della porta. Un applauso al numero 9, il grande realizzatore della partita fino adesso. Stiamo parlando di Romeus Santos. Va bene. Ancora la Francia in attacco. Bellissimo tiro. E viene salvato nel controcolpo, visto che la sabbia ahimè ha rilanciato il pallone, per cui certamente una traiettoria imprendibile. Un applauso anche al portiere del Brasile che si sta comportando davvero molto bene, Alex Almeida. Marcelo, devagar! Ancora corner. Per poco non entra dentro, veramente una bomba atomica, il numero 7, una sciabolata incredibile, Gandolfo Diaz che ha tentato di portare a 3 il gol. Del primo tempo è sempre il numero 7, Gandolfo Diaz. Ricordiamo il punteggio, Brasile 3, Francia 1. Va giù! Chiuda! Va!
Fallo fischiato ai danni della Francia. Tiro senza. Tiro da lontano può diventare molto pericoloso per la traiettoria che può prendere il pallone rimbalzando sulla sabbia. Attenzione. Va bene. Ditevi di non buttare. Sì. Sono stato facile profeta, infatti ha cercato proprio di giocare su questo effetto sorpresa da parte del terreno che ovviamente cambia la traiettoria improvvisamente, per cui diventa difficile per il portiere riuscire ad intuire la traiettoria. Comunque complimenti per Thomas Fontana che è riuscito a salvare in estremis questa realizzazione. Attacco della Francia, sventato in corner il tiro potente. Si falta Pere, si falta. A chi è lì, Pere, Pere! Vai, 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 vai! Voglia, voglia, atrás, atrás! Partenza! Con un fallo tattico a questo punto, è l'ultima volta, dice l'arbitro, che lo fai, poi vedrai cosa ti succede. Attenzione, mi fa subito di soccorso. Calcio di punizione per il Brasile, ricordiamo il punteggio 3 per il Brasile, 1 per la Francia. Il numero 7 Diaz al tiro. Realizzazione da parte della Francia, si accorciano le distanze. Cando. Brasile 3, Francia 2. Facciamo un applauso per Toni Casanà che ha realizzato questo gol. Un applauso. Piano, piano. Il gol è il terzo gol. Partita comincia a farsi molto profonda dopo l'accelerazione del Brasile. Ora la Francia ha rimontato, per cui diventa molto più interessante questo primo tempo. Ricordiamo 12 minuti di ogni tempo, 3 i tempi su cui è articolata la partita. E allo scadere del 12° minuto si va a rifocillarsi, a prendersi un bel tè caldo, come dicono su Sky. Dobbiamo dire di Brasile che stanno per sorprendere immediatamente la Francia che a fatica è riuscita a recuperare alla grande, quindi vediamo il punteggio 3 Brasile, 2 la Francia. Nemmeno al primo minuto, Jeremy Ferrer!
Brasile 3, Francia 3. Viene fischiato il fallo ai danni del Brasile, no, a vantaggio del Brasile ai danni della Francia. Dai, molto concitato per una partita che sta diventando sempre più calda. Ancora Brasile, attacco. Dai Robe! Un'azione veramente partita molto bene da parte della Francia, che non si è concluso però nello specchio della porta. Ancora il Brasile, fischiato il fallo ai danni della Francia, altra possibilità di potersi portare in vantaggio la formazione francese, la formazione brasiliana, scusate. Il numero 9 della formazione francese, stiamo parlando di Romeo Santos, che al terzo minuto del secondo tempo porta in vantaggio il Brasile. Brasile 4, Francia 3. Olha lì, Rome! Ed è subito la Francia che accorcia con il numero 6. Il numero 6 che accorcia le distanze, Anthony Duser. Brasile 4, Francia 4. Il fallo ai danni del Brasile, altra occasione molto importante per poter cambiare il risultato della partita, che sta diventando davvero sempre più combattuta. Tasso tecnico elevato di queste due formazioni che si stanno controllando con molta attenzione. Ali! Bellissimo il tiro del numero 7, e Diaz che ci prova dalla distanza. Avanti, dietro, Romeo!
capisce per la qualità del suo gioco. Corner per il Brasile. Siamo al sesto minuto del secondo tempo, Brasile 4, Francia 4. Svantaggio Brasile, comunque il gol va attribuito al numero 22, Jeremy Ferré. Francia 5, Brasile. Quanto basso! Dalla minuto del secondo tempo. Dove siamo? Andiamo a festeggio, Francia 5, Brasile 4. Prima! Giulia!
Volta! Sempre Fontana molto dinamico in situazione, la Fracci in attacco. Ed è Ferri che rilancia la palla da parte della Francia. Siamo agli ultimi secondi di questo secondo tempo. Toni! E si conclude così il secondo tempo. 22:45, dare spazio alla seconda semifinale. Tanto calcio, le squadre di nuovo in campo, si ripartono. Ed è subito la Francia che si porta in vantaggio, porta 6 i gol. Facciamo un applauso. Grande la realizzazione. Allora, ricordiamo ancora una volta il punteggio: 6 Francia, 4 Brasile. Quasi a 20 secondi dall'inizio del terzo tempo, il numero 15 ha realizzato. Ed ecco la Francia in attacco con il suo elemento certamente più sorprendente, il numero 8. Maragoni. Partenza bruciante in questa partita del Brasile, con una Francia che piano piano è riuscita a trovare il ritmo e controbilanciare una partita che sembrava molto difficile inizialmente per la Francia. La velocità di Marangoni contro la potenza di Santos. Alla fine tocca di nuovo al portiere rilanciare l'azione. Continui cambiamenti di campo, continue soluzioni di estrema competitività quest'oggi nel campo, che sta diventando davvero rovente nonostante sia sera, ma è davvero rovente perché c'è tanto agonismo. Calma raga! Marca, marca! Rome dietro c'è, Rome!
Il Brasile ha perso un pochino, diciamo, la bussola in questo terzo tempo, quindi sta cercando di alzare di nuovo la testa. Viene ammonito il portiere da parte dell'arbitro per la sua reazione nei confronti del fallo precedente, della palla che era andata sul fondo. Lui ha contestato l'arbitro e per questo è stato ammonito. Di nuovo il Brasile in attacco, il Brasile che ha difficoltà in questo momento, ma l'agonia ancora una volta, la sua classe, la sua velocità. Vai, vai bene, vai bene! Dai, va bene, Robe! Non sorprende l'agonismo della Francia già due volte in finale, per cui il risultato non è certamente sorprendente, ma in ogni caso la partita, scusate il giro di parole, certo, rimane una piccola sorpresa con il Brasile, soprattutto che non riesce più a trovare la direzione giusta per poter reagire alla pressione della Francia, che è ancora una volta in attacco. Marangoni, le sue finte, la sua velocità. Siamo al quinto minuto del terzo tempo, fallo a favore del Brasile, è il numero 9 a subire il fallo, ricordiamo Romeu Santos, che a questo punto ha la possibilità di poter accorciare la distanza nei confronti della Francia, che sta conducendo per 6-4. Arrête de parler, Nico! Una bomba atomica, complimenti al portiere che è riuscito a svettarlo e a trasportarlo sulla traversa. E in attacco il Brasile, ha fischiato il fallo contro la Francia. Punizione, tiro da lontano senza nessuno davanti, altra occasione per poter realizzare e accorciare le distanze. Tiro che si volge verso Marte. Dai! Fuori alla distanza, sesto minuto del terzo tempo, Francia 7, Brasile 4. Tony Casarassa, facciamo un applauso a Tony Casarassa. On reste en place, Nico! Bien joué!
8, Brasile 4. Siamo all'ottavo minuto del terzo tempo, solo 4 minuti per poter recuperare. Il Brasile in questo momento sta cercando tutte le possibilità, forte, fortissima la bomba, e il numero 6 riesce anche a salvare sulla linea un gol che sembrava fatto. Sempre il capitano Duser. Il Brasile sul tiro di Santos con il numero 10 che poi rifinisce Carlos. Tiro di Santos, Cayenne che poi butta, ribadisce in porta. Il Brasile accorcia. Ricordiamo il punteggio: Francia 8, Brasile 4. Scusate, altra posizione del Brasile. Sempre la Francia a condurre sul Brasile. Secondi di questo terzo tempo e alla conclusione di una partita che si è veramente conclusa in maniera sorprendente, diciamo la verità. E con questo finisce la partita 8-5 per la Francia. La Francia a questo punto è la prima semifinalista. Avendo vinto due partite, quindi si classifica in maniera automatica per la fase semifinale.